Lo sa bene. Filippo Puccini. Cucino. Ok. Siamo con l'avvocato Filippo Puccino, che è anche giudice sportivo. C'è una vicenda di cui oggi diamo notizia, c'è un comunicato del 26 aprile, appunto, che parla del campionato di promozione 2015-2016 e relativamente ai gironi A e C sospende i play-off e i play-out del campionato di promozione. Siamo arrivati a questo perché lei è uno dei protagonisti di questa vicenda. Purtroppo una vicenda abbastanza triste per il calcio in Campania, che butta delle serie ombre sulla linearità e sulla regolarità dei campionati, specialmente quello del campionato di promozione, il girone A, in relazione alla vicenda della ormai nota squadra del Poggiomarino, Juve Pro Poggiomarino, che nel girone di andata si ritira dal campionato producendo una nota pervenuta il 4 di gennaio scorso, redatta il 2 gennaio. Quella nota aveva conseguenze in quanto la giustizia sportiva a seguito della rinuncia e io che me ne occupavo all'epoca di redigere le delibere relative a tutti i campionati ai reclami in genere che pervenivano alla giustizia sportiva. Mi occupavo in pratica delle delibere. Adottai una delibera, appunto una decisione che poi non fu tenuta in considerazione in quanto non fu pubblicata. Quella delibera che ho redatto e sottoscritto non ce n'è traccia, non ce n'è più traccia, non si è voluta trovare, non si trova. Esatto. Perché poi in realtà, rispetto alla sua delibera, ne è emersa un'altra. In pratica è stata adottata una decisione, sempre in applicazione dell'articolo 53 NOIF, che ha un doppio ambito di applicazione. In pratica, se la rinuncia avviene durante il girone di andata, annullano tutte le gare disputate nell'ambito del girone di andata, mentre se la rinuncia di una società avviene durante il girone di ritorno, si convalidano tutte le gare disputate fino ad allora e si dà il 3-0 per tutte le altre gare che dovrebbe disputare la società che si ritira. Cambiando la sua delibera, la sua decisione, diciamo, è cambiato questo È aspetto. chiaro, è cambiato che agganciando la rinuncia ad una gara che si sarebbe dovuta disputare il 9 gennaio, cosa del tutto errata, ho detto, ho definito una delibera aberrante, si applica l'articolo 53 secondo la disciplina dettata per il ritiro delle società e il giorno di ritorno, ciò che ha comportato che le gare disputate nel giorno di andata sono state convalidate. Oppure le gare valevoli ai fini della classifica, perché in pratica so che la società Rinascita Vico ha vinto 3-0 a tavolino con il Juve Pro Poggiomarino perché Juve Pro Poggiomarino non si presentò, mentre invece ha disputato la gara con il Nola e ha fatto 1-1, e quindi la differenza tra gli scontri diretti tra le tre società vede in vantaggio Rinascita Vico per 2 punti sulla Nola. Io Quindi le cambia, praticamente è cambiato poi la sorte del campionato, insomma il penso che vincitore sì, finale. Altrimenti oggi non saremmo arrivati a questa non saremmo decisione. arrivati a questa decisione. Anche i play-out vedo hanno sospeso. Si Ma questo vede, perché lei nei giorni scorsi insieme a un altro collega ha fatto un'altra azione molto importante. sì, in pratica noi a seguito dell'esposto della richiesta più che esposto del Nola di chiarimenti in merito a quella delibera pubblicata sul comunicato 66, chiedeva in pratica il Nola se quella delibera fosse stata redatta dal giudice sportivo. Avendo avuto notizia dal giudice sportivo titolare Gaetano Annella, io riferii che quella delibera non l'avevo fatta io, ma era evidente, appena la lessi dal comunicato mi accorsi che quella delibera non l'avrei mai potuta sottoscrivere in quanto era agganciata ad una gara Ancora. successiva alla rinuncia al campionato. Voglio dire, come avrei potuto fare una delibera di quello? Una delibera aberrante, abnorme,
In Però 24 anni io non ho mai fatto un redatto errore una del genere. delibera. Ma non è un errore, è proprio un orrore, Un orrore. una cosa aberrante. Però dopo questa scoperta, diciamo, dopo aver denunciato questa scoperta, hanno preso dei provvedimenti disciplinari nei suoi Sì, confronti e quelli del suo collega. ci hanno sospeso, cioè la Commissione di Garanzia Federale di Garanzia ci ha sospeso in virtù di tre note inviate dal commissario del 7, 8 e 15 aprile. Tra cui ci sarebbe presumibilmente questa della delibera del NOLA, cioè della delibera, della comunicazione fatta a seguito della richiesta del NOLA, fatta dal giudice sportivo titolare, che chiedeva di ripristinare la decisione originariamente adottata dal giudice sportivo e non in luogo di quella che è stata poi pubblicata sul comunicato 66. E rispetto a questa vostra sospensione c'è stata un'altra azione che avete fatto, con un'ipotesi anche di denuncia, cioè c'è una Chiaro, denuncia che sì, è chiaro. protocollerete. Sì, in settimana il nostro legale, l'avvocato Gennaro Lepre, formalizzerà la denuncia alla Procura della Repubblica per, Un reato molto importante. sì, frode sportiva. Frode Frode sportiva. sportiva di cui all'articolo 1 della legge 401 dell'89, così come modificata nei vari anni fino al 2014. E rispetto quindi alla vostra posizione bisogna attendere anche per capire cosa faranno di voi. Almeno il Ah. campionato per oggi ce l'hanno fatto capire, insomma lo sospendono, quindi c'è qualcosa che devono indagare e Devono chiarire. accertare, è chiaro, questo ne parleranno poi con la giustizia federale, interna alla FIGC, perché è chiaro che la sospensione è un provvedimento cautelare, poi saremo sottoposti a un procedimento disciplinare da parte sempre della Commissione di Garanzia, però a seguito di un'istruttoria che a quanto pare non è stata fatta, perché il provvedimento di sospensione avviene su parere concordante, come si legge, del procuratore, della Commissione di Garanzia, ma su comunicazioni del commissario, cioè hanno sentito il commissario, esclusivamente il commissario. Non so cosa il commissario abbia scritto, chiediamo chiaramente le copie degli atti, andremo a vedere il commissario cosa ha scritto e sapremo anche rispondere, perché noi possiamo immaginare a cosa si riferisce e sapremo anche rispondere. Lei si trova suo malgrado protagonista di uno scandalo, perché poi alla fine Probabilmente io non sono il protagonista dello scandalo, il la protagonista pietra. degli scandali, i No, protagonisti degli. protagonista suo malgrado, nel senso che alla fine è stato lei a far venire fuori questa cosa. Se lei non avesse detto no, effettivamente quella delibera non è mia, nessuno si sarebbe accorto quasi di nulla. È Sicuramente stato insomma il sarebbe suo andato. protestare che fa venire Ma fuori. io chiaramente non è che ho protestato. Quando mi è stato chiesto la delibera è la tua, ho detto non è la mia. Per un senso di giustizia, per la tutela della mia dignità e della mia professionalità, io non posso tollerare che si venga a modificare quanto io ho stabilito, quando mi sembra giusto affermare in virtù di principi di lealtà e probità sportiva prima cosa. E non certamente ho alcun interesse nella vicenda, perché sinceramente a me non interessa nulla di chi sale, chi scende. Ma per 24 anni ho svolto questa attività facendo sempre riferimento alla lealtà sportiva e al rispetto dello sport, di chi si impegna economicamente, come presidenti, come società, a chi si impegna agonisticamente come calciatori, a chi vive di passione per lo sport del calcio, che per molti di noi un divertimento come sportivi e come tifosi, ma per altri è una professione, per altri ancora È una questione economica. è anche questione economica, è anche una sorta di rivalità tra paesi, un campanilismo che vive ancora tra vari tipi di paesi, società, gruppi. Avvocato, però io la vedo sereno, lei è tranquillo di sé, Io sono delle molto sue sereno. cose. Chi deve preoccuparsi di sono coloro che hanno adottato quella decisione.
aberrante in luogo di quella che io ho redatto. Quindi da parte sua le prossime mosse saranno questa denuncia. Certamente, io ho fiducia nella giustizia ordinaria e anche in quella sportiva, chiaramente, a cui andrà inoltrata la denuncia che formalizzeremo in questi giorni alla Procura della Repubblica, che valuterà l'ipotesi appunto di cui all'articolo 7 del Codice di La Giustizia denuncia è una Sportiva. strada, giustamente la legge, quella a cui tutti sottostiamo, quella sportiva invece poi dovrà decidere del suo futuro di giudice Del mio sportivo. futuro di giudice, prima cosa, del futuro degli altri giudici per quanto riguarda il provvedimento di sospensione, E su quello ci sono dei tempi? i Sappiamo quando tempi potrà che accadere? richiede la giustizia sportiva non sono molto lunghi. Spero che al più presto si faccia luce su questa questione e si veda obiettivamente chi è che ha redatto quella delibera, se ne venga a capo. Perché sicuramente io non l'ho fatto. Se la giustizia sportiva se ne deve occupare per quanto riguarda sia i profili disciplinari che i profili di illecito sportivo che sono stati commessi con questa delibera pubblicata, sia per quanto riguarda poi i profili di reati che a mio parere ci sono tutti a carico dei responsabili della attuali e precedenti della gestione commissariale del Comitato Regionale Campania, nonché i dipendenti. Ha qualche altra cosa da aggiungerci? Non ha niente altro che l'augurio che venga fuori la verità a tutela dello sport e della lealtà sportiva tra le società e tra chi organizza i campionati di calcio per la Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale Campania.